Questo programma è offerto da Intanto Sindaco, grazie per aver ospitato questa presentazione di un libro. Grazie. Lei è stato molto, molto gentile, insieme alla sua giunta, anche da poco insediata. Dicevo, per la presentazione di questo libro scritto dal professore Luca Filippoli e dal professore Giuseppe Catapano, Un'Europa inutile. Ecco, il suo comune come si inserisce in Europa? Allora, guardi, noi siamo un comune molto piccolo, penso che l'abbiate visto, insomma è un piccolo comune dell'alta collina del Frosinate, ma finalmente speriamo con la nuova amministrazione, che è un'amministrazione fatta di giovani, il sindaco è giovane, e tutta la mia squadra è molto giovane, speriamo comunque di rilanciare un po' il nostro paese. Rilanciare il nostro paese significa anche rilanciarlo in prospettiva anche più ampia, quindi anche guardando proprio più in là, anche a livello sovranazionale, perché no? Sappiamo che ci sono anche molte possibilità, ne parlavamo anche prima con il mio collega, il professor Catapano. Comunque ci sono anche possibilità per i nostri piccoli paesi a livello europeo di avere finanziamenti, quindi insomma noi siamo molto interessati a proiettarci anche in quelle realtà lì. Lei dice giustamente piccolo comune, ma il suo comune insiste nel cuore della regione Lazio, proprio quasi al centro, e poi ci sono delle antiche tradizioni, voglio dire, in questo comune che vanno oltre il tempo, voglio dire, ma un turista, un ospite, cosa avete da offrire? Guardi, Colle San Magno è un paese che ha tantissimo da offrire, forse mi permetto di dire che fino ad oggi è stato poco valorizzato, forse sono state poco sfruttate le risorse, ma noi abbiamo tantissimo da offrire a livello turistico, abbiamo tantissimi percorsi naturalistici, adesso noi stiamo provvedendo a rimapparli, perché purtroppo era stato lasciato tutto un po'... così, abbandonato, esatto. E quindi noi stiamo cercando proprio di rilanciare Colle San Magno dal punto di vista turistico. Abbiamo un museo, si chiama Museo Vivo della Memoria, che ripercorre un po' gli eventi bellici della Seconda Guerra Mondiale, perché Colle San Magno è stato teatro della Seconda Guerra Mondiale. Posso dire abusato, forse. Anche, poi noi siamo vicinissimi a Montecassino, insomma non so se conoscete un po' la storia, immagino di sì, esatto, quindi Montecassino distrutta, e noi siamo vicinissimi da montagna a montagna, insomma è veramente, in linea d'aria è veramente un percorso brevissimo. E puntiamo sull'enogastronomia, abbiamo tanti prodotti locali, abbiamo il tartufo, abbiamo i formaggi, abbiamo tanti... Mi dicono anche il cinghiale. Anche il cinghiale, perché... Sfuggiva poi, al sindaco? Sì, non sfugge, ma in realtà il cinghiale è un po' croce e delizia, perché purtroppo abbiamo tanti cinghiali e quindi insomma ci creano anche un po' di problemi, però il cinghiale, la carne di cinghiale è un piatto anche tipico di Colle San Magno, abbiamo tanti cacciatori, quindi... Intanto grazie, tra poco nella vostra sala consiliare si svolgerà la liturgia della presentazione del libro, avremo l'autore, il professor Giuseppe Catapani, ci raggiungerà poi dopo anche il professore Luca Filipponi. Grazie. E grazie a voi. Magari grazie. Ci vediamo dopo nella Basilica. Va benissimo. Perché c'è un concerto. Sì, c'è un concerto di Natale, bellissimo. Io sono veramente molto onorata di aver ospitato questo concerto. Ci sono degli artisti bravissimi. Sono contenta perché credo che Colle San Magno debba aprirsi anche in questo senso, debba aprirsi all'arte, alla letteratura, alla musica, fa tutto parte del nostro progetto di rilanciare Colle San Magno, perché credo che abbia tante potenzialità e noi stiamo operando in questo senso. Un bellissimo borgo, io sottolineo, e grazie. Intanto noi seguiamo le fasi della presentazione del libro qui nell'aula consigliare del comune di Colle San Magno. Esatto. A tra poco. Grazie per essere intervenuti questa sera. Io
voglio chiamare questo pomeriggio il pomeriggio dell'arte, perché poi in realtà siamo qui per questo, è un pomeriggio dedicato alla letteratura. Ed io ringrazio il mio collega, l'avvocato Giuseppe Catapano, che è un professore, e saluto anche l'altro autore, che è il dottor Luca Filipponi, che purtroppo non è riuscito ad essere qui in tempo, è imbottigliato nel traffico, sta a Roma Sud, ci ha detto, quindi speriamo che faccia in tempo almeno a raggiungerci dopo. Ringrazio Daniele Giorgio, perché che è una donna che conosco insomma da tantissimi anni, è una donna straordinaria. Io poi adoro le donne in carriera, adoro le donne in gamba, quindi lei penso che sia uno degli esempi da seguire. Io vi ringrazio e passo la parola al mio collega. È difficile iniziare senza un applauso. È difficile perché trovarsi nei borghi piccoli è bello. È bello perché si capisce il valore del sentimento. In questa sala, forse io l'ho avverto, quello che non ho avverto nelle grandi sale, avverto il valore della vicinanza. Per me è un onore avere la presenza del comandante dei Vigili Urbani, del comandante del maresciallo, avere la presenza vostra con l'attenzione. Ho chiamato io il maresciallo dei Vigili, ho detto lei si deve accomodare con noi, deve stare con noi, perché dobbiamo tutti partecipare a questo incontro. Perché l'Europa, e questo l'ho preciso da europeista convinto, da circa 20 anni pubblico libri sull'Europa, uno ogni anno insieme a Filipponi, professore Filipponi, da europeista convinto, al di sopra di ogni critica, perché io credo, da giurista, credo che i padri costituenti hanno lavorato tantissimo e l'Europa è stata costituita con un obiettivo ben preciso, che noi nel corso del tempo abbiamo cercato di modificare dando politica all'obiettivo. Capisco benissimo che una giunta, un consiglio si compone di politici, ma la mia non è una critica al politico, è una critica al politichese, che è diverso. E credo negli obiettivi dell'Europa. Più Europa nei paesi, più i paesi in Europa. Questo è l'obiettivo. Noi, l'Europa, non è Stati Uniti d'America. Noi non siamo paesi rappresentati da stelline. Noi siamo paesi di cultura diversa, di tradizione diversa, di modalità di vita diversa, che confederati possiamo dare tanto all'Europa come l'Europa può dare tanto a noi. L'Europa ha bisogno di Colle San Magno, come Colle San Magno ha bisogno dell'Europa. Ma quanti di noi conoscono che l'Europa non si compone solo del Parlamento, si compone della Commissione europea, che non è la Commissione parlamentare, la Commissione europea, si compone del Consiglio d'Europa, si compone del Consiglio europeo, si compone del Comitato delle politiche sociali europee, il Comitato delle regioni, il Comitato dei comuni. Ciascun comune potrebbe avere presso la Commissione europea il suo ufficio, perché voi di Colle San Magno avete gli stessi diritti di Roma. Questa ragione siamo stati spinti a scrivere un libro, L'Europa in uno, un provocatorio per cercare di capire, è inutile o è utile questa Europa? E nel libro abbiamo parlato della parte a nostro avviso utile e della parte inutile dell'Europa. L'Europa è un carrozzone dove il dialogo è difficilissimo. Il politico non legifera in Europa. In Europa non legifera il Parlamento, è la Commissione, che deve prendere atto di iniziative rappresentate dai ministri, dai ministri degli esteri che compongono il Consiglio d'Europa, dove non partecipano i soli paesi della Comunità Europea, e non Comunità Economica, Comunità Europea, ma partecipano 52 paesi. Allora è questo carrozzone che spesso
non funziona, o meglio dire funziona a ritmo lento che non permette la crescita dei paesi. Noi l'abbiamo affrontato nel libro questo, trattando i vari argomenti a partire dal patto di Lisbona. Qualcuno dirà il patto di Lisbona. Il patto di Lisbona ha segnato dei punti molto importanti per l'Europa, le condizioni economiche per cui, a cui noi siamo sottoposti. Qualcuno oggi sta parlando del finanziamento ultimo, che siamo tutti in attesa, noi da cittadini privati, le istituzioni sono in attesa, ma qualcuno non si è chiesto da dove arriva quel finanziamento. Quello è un indebitamento. Noi l'abbiamo trattato anche se il libro è stato stampato prima che si parlava del patto del finanziamento sulla rinascita e sulla residenza. Noi abbiamo trattato questo argomento perché cerchiamo di far capire a tutti, a chi legge il nostro libro, che quella procedura finanziaria nasce da una stampa di moneta voluta dall'America, dal Fondo Monetario Internazionale, che attraverso stampa di carta ha fatto sì che ha imprestato denaro al Fondo Monetario Europeo affinché il Fondo Monetario Europeo finanziasse i paesi, indebitandoli. Ecco la parte inutile dell'Europa. La parte inutile dell'Europa è quella parte che politicamente sottopone l'economia dei paesi che la compongono sottoposta al Fondo Monetario Internazionale. Questa parte è trattata nel libro, io invito a tutti a leggere questa parte, perché è una parte delicata. Spesso i politici attuali la sbandierano come urla, noi non abbiamo bisogno di urla. Dovremmo tutti avere la pazienza di raccontare i fatti come sono, tutti avere la pazienza di sviscerare, perché tutti abbiamo il diritto di conoscere. Perché il nostro paese non ha bisogno di maestri, il nostro paese ha bisogno di testimoni. Inutile che ci vengano a farci da maestri, noi abbiamo bisogno di testimoni. E io sono qui a parlarvi da testimone, perché io sono in Europa ogni 2 mesi, anche con la pandemia. Sono a cercare di capire la funzionalità delle istituzioni. Quali sono le fonti finanziarie per i piccoli paesi, per i grandi paesi? Per noi questo è importante, capire, perché noi dobbiamo crescere nell'ottica di una globalizzazione che automaticamente è diventata padrona del nostro territorio. Sindaco, voi prima con Colle San Magno non avevate contatti con l'America. Oggi noi, da qui da Colle San Magno, parliamo in diretta con l'America. La globalizzazione non siamo noi che l'abbiamo scelta, è lei che ci è arrivata qui, con i pro e con i contro della globalizzazione. Allora, se questo è tutto vero, che la globalizzazione ha fatto sì che i nostri giovani possano andare fuori, così è pur vero che noi dobbiamo poter ospitare, essere nelle condizioni, ma conoscere. Perché? Perché gli extracomunitari devono venire da noi e non devono andare in un altro paese? Questo è un argomento delicato che nel libro abbiamo trattato, perché quello non nasce ieri sera. Io metto sempre da parte quelle che sono le urla di qualche politico di turno che urla sul diritto, su tutte queste occupazioni, chi sono, ma non sono neanche razzista, ma comunque rispetto che a casa mia se non ho un solo letto non posso ospitare 2 persone, se ho un solo letto 2 non li posso fare entrare. Però qual è il problema che siamo invasi da questi dagli extracomunitari? Perché abbiamo perso il potere del Mediterraneo. Noi abbiamo perso il potere del Mediterraneo. Noi eravamo la capitale del Mediterraneo, l'Italia. Era la capitale del Mediterraneo, con le sue regioni e con le sue città. Noi abbiamo perso il potere, mentre noi parlavamo della pandemia, mentre noi parlavamo di questa grande pandemia, che io rispetto perché sono stato Covid positivo con tutte le conseguenze più brutte che si possono avere. Oggi sono negativo, sono organizzato, sono rafforzato come vaccino, ma il problema qual è? Che mentre parlavamo di questo la Russia occupava la Libia.
alla fine da noi da dove arrivano gli extracomunitari? Arrivano dalla Libia. Ma la Russia attraverso la Libia è diventata europea. Oggi abbiamo l'alzamento del prezzo del metano, del gas. Perché? Questo è contenuto nel libro, perché? Perché ci sono questi cambiamenti? Perché ci sono questi? Perché sono cambiamenti economici, gli interessi economici hanno superato l'interesse politico del cittadino, per cui ai padri fondatori che hanno costituito. Arturo Spinelli, uno dei padri fondatori dell'Europa, era di queste parti, era di una provincia limitrofe alla provincia di Frosinone, era della provincia di Latina, Frosinone con confine con la provincia di Latina, e aveva detto, quali erano i dettami di questa Europa? Unione culturale, unione sociale, unione delle politiche economiche. Oggi tutto questo l'abbiamo abbandonato per dare spazio all'unione degli interessi. Questa è la parte inutile dell'Europa. Allora il cittadino deve essere sollecitato e stimolato nel voler conoscere l'Europa, perché l'Europa serve al paese, serve al nostro entroterra, perché noi se vogliamo dar voce a Colle San Magno, sicuramente dobbiamo dare importanza con le Samagne a livello europeo. Professore Catapano, si è conclusa da poco la presentazione del libro L'ultimo lavoro della sala consiliare del Comune di Colle San Magno. C'è stato grande interesse, grande adesione del pubblico, il sindaco è rimasto molto soddisfatto. Sicuramente è un onore per me presentare il libro a una giunta giovane, un sindaco giovane con tanta voglia di fare, che credono nell'Europa e credono che più l'Europa deve essere presente nel Colle San Magno, più Colle San Magno dovrà essere presente in Europa. Abbiamo sviscerato un po' al passaggi salienti di quello che è il libro L'Europa inutile, abbiamo trattato la parte utile dell'Europa e la parte non inutile, ma la parte che non si utilizza dell'Europa. Cosa fare? C'è tanto da fare. Questi paesi hanno voglia di vivere, hanno voglia di dare, perché hanno un capitale intellettuale che poi viene svenduto al mondo quando può vivere all'interno di questo paese. Il libro L'Europa inutile sviscera questi argomenti per dare possibilità a queste giunte che hanno voglia di fare, a questi sindaci, a questi consigli comunali che hanno tanto voglia di fare, gli dà la possibilità di conoscere quali sono le condizioni e come si può fare per l'Europa. Bene, adesso ci spostiamo nella chiesa di Colle San Magno, c'è il soprano Tania Di Giorgio che ci delizierà con la sua splendida voce, con degli splendidi musicisti. Ebbene, dopo gli argomenti così delicati, gli argomenti così forti dell'Europa, ci spostiamo ad ascoltare un artista bravissimo, un soprano di queste terre, un soprano internazionale che ritorna nelle sue terre per cantare e farci ascoltare delle musiche, delle liriche, anche in occasione del periodo natalizio. Abbiamo trattato l'argomento dell'Europa, trattato con i giovani, con una giunta giovanissima che ha dato pieno ascolto e cercava di conoscere quanto più possibile quelle che sono le utilità dell'Europa, perché continueranno a crederne nel loro paese quando credono che l'Europa è utile alle attività delle istituzioni locali. Approfittiamo per fare gli auguri di questo Natale, ma in tutte le sante feste. Facciamo gli auguri a tutta la giunta, a tutto il consiglio del comune di Colle San Magno, alle autorità, non ricordiamo che era presente il comandante dei carabinieri, il comandante dei vigili urbani, i consiglieri e tutta la cittadinanza che ha preso parte a questo incontro. Va il mio speciale ringraziamento, come ancora di più va la mia completa messa a disposizione per questa comunità, come già fatta per tanti altri piccoli paesi dell'entroterra italiano, metto a disposizione affinché possa essere io utile a fornire quelle informazioni che consentono la formazione della conoscenza, perché queste cittadine devono continuare a essere abitate. Grazie e al prossimo servizio. Thank you.
Questo programma è stato offerto da...